Allora, stiamo parlando sempre con il direttore Andrea Cristiani dell'Ambiveneto e Maurizio Antonini, direttore CIA Veneto, di questi cambiamenti che di fatto ci sono, climatici, che impattano, abbiamo visto anche come diceva il direttore, in modo importante sull'agricoltura. Conservare l'acqua sarebbe importante altrettanto, ma l'acqua piovana, soprattutto quando è tanta, non finisce sempre in falda, non mi risulta, viene persa. Cosa succede? Beh, l'acqua? È un dato normale, quando l'acqua è così, che piove così in eccesso, è inevitabile che una parte si infiltra nei terreni fino ad un certo punto, perché poi vediamo che i terreni quando sono imbibiti così tanto non riescono più a, neanche ad assorbirla, e quindi l'acqua rimane superficialmente, può comunque scorrere verso i canali che la contengono e la infiltrano, però il problema è che se non avessimo gli impianti idrovori che la portano via dal territorio velocemente i canali, in realtà diventeremmo un'intera palude, quindi l'acqua non è che si infiltra, quando piove normalmente generalmente l'acqua viene infiltrata, un po' scorre nei canali e molto spesso molta quantità viene infiltrata, che è un'azione naturale quella dell'infiltrazione in falda. Sta di fatto che le falde che dal 2022 sono andate in crisi per effetto anche degli anni precedenti, eravamo ai minimi storici, addirittura a zero percentile eravamo in tantissime falde, hanno recuperato la loro vigoria non più tardi di questa primavera, quindi le falde reagiscono con tempi molto lenti, perché l'acqua deve piovere, si deve infiltrare, deve scendere negli strati più profondi, non è che è un rubinetto che si versa l'acqua dentro la falda, e quindi ecco che la falda è un acquifero importante, avere le falde con dei livelli importanti dà garanzie per il potabile, perché il potabile vive dell'acqua di falda, ma non solo, dà anche garanzie di possibilità di attingere acqua per l'agricoltura. L'agricoltura non ne preleva tantissima da falda, non più del 5%, però è altrettanto vero che le falde hanno un'azione straordinariamente ecosistemica importante. Questo è inevitabile che gli eccessi di prelievo che abbiamo in tantissime aree, legate ad altri usi, non quello agricolo, nel tempo l'hanno compromessa la falda. Quella industriale sostanzialmente. Ecco. Difatti una delle azioni principali del Commissario Nazionale per la tutela della risorsa idrica per la siccità ha come primo elemento, oltre allo sghiaiamento dei bacini montani e delle dighe, quello della ricarica della falda. La falda è l'acquifero più importante che abbiamo, è il tesoro che abbiamo sotto i nostri piedi. Infatti, che cosa si prospetta quindi in questa situazione? Dicevo, bisogna anche raccogliere quest'acqua perché poi ci saranno altre stagionalità, altri momenti importanti in cui sarà necessario averne. Gli agricoltori riescono a farlo oppure... bisogna, un attimo che leggo il messaggio, non ho mai capito se il male per l'agricoltura è la siccità o la troppa acqua, aiutatemi a capire, grazie. Beh, il problema è sia la siccità che la troppa acqua, cioè in agricoltura sono due elementi estremamente difficili da governare, quindi quando c'è la siccità le piante soprattutto hanno necessità di essere irrigate, quindi la siccità è un grosso problema per la produzione, e quando c'è troppa acqua come quest'anno abbiamo problemi sia per quanto riguarda le erbacee ma soprattutto per quanto riguarda il mais, per quanto riguarda la soia e tutte queste culture a seminativo, e ricordo che queste culture servono agli agricoltori per quanto riguarda l'alimentazione dei bovini, l'alimentazione per quanto riguarda il settore della zootecnia. Ecco, però... altro settore importantissimo, e quindi quando ci sono difficoltà nel reperimento anche degli alimenti strategici, sì, come sono questi, vanno in difficoltà le nostre aziende, che non sono solo le aziende a seminativo, ma sono anche le aziende zootecniche. Ma ritornando sulla questione della falda, voglio ricordare, ma il mio amico Andrea lo sa benissimo, che il Consorzio Bonifica Brenta, insieme con la Regione, insieme con la Provincia, insieme con 17 comuni rivieraschi del Brenta, insieme a Veneto Agricoltura, ha fatto un bellissimo progetto che è il progetto Democrito. Questo progetto, che è interessantissimo, prevede la costruzione
di un bacino, di un canale, alle porte di Marostica, tanto per capire, sì, per dare, sì, l'impronta dov'è, in cui si mette dell'acqua e quest'acqua pian piano, come si diceva, va nella falda. Oltre a questo, sempre il Consorzio Brenta, insieme anche col Consorzio Risorgive, le acque risorgive, hanno fatto alcuni interventi specifici all'interno delle aziende, insieme con Veneto Agricoltura e la forestazione su determinate aree. E questa forestazione che viene fatta con piante autoctone chiaramente della zona, viene immesso direttamente dell'acqua nel momento in cui non si utilizza, e quindi da ottobre, novembre, insomma, certo, sì, in questi periodi invernali in cui non si ha la necessità dell'irrigazione, l'acqua appunto in questi canali, e questa va a rimpinguare le falde. Quindi la falda, ci sono i progetti, li devono essere finanziati, devono essere portati avanti con convinzione, perché il progetto Democrito è fermo là. È un bel progetto, però non è concluso, è fermo là. Quindi abbiamo necessità oggi di completare questi progetti con finanziamenti importanti. Ricordo sempre che la Regione Veneto, per quello che noi conosciamo, ha fatto un bellissimo progetto per quanto riguarda non solo le falde, ma per quanto riguarda il sistema irriguo delle infrastrutture che si diceva prima, che prevede un stanziamento o un importo che si aggira intorno ai 900 milioni di euro, e quindi circa a 1 miliardo di euro di infrastrutture per creare bacini di laminazione, per quando ce n'è tanta, ma creare anche quei bacini che servono a trattenere l'acqua e rilasciarla nel momento in cui gli agricoltori ne hanno necessità. E quindi questo importante investimenti devono essere fatti con i finanziamenti. Parte, siamo stati bravissimi come Consorzio di Bonifica a intercettare i finanziamenti del PNRR. Infatti volevo chiedere, sono stati intercettati quelli? Una parte, ma siamo stati bravissimi. E dall'altra parte però dovremmo essere altrettanto bravi a intercettare altri finanziamenti che devono arrivare per mettere a tutela e in sicurezza un settore che è il settore della nostra agricoltura. Direttore, per messaggio, sapete quanto costano le ciliegie? Dai 9 ai 10 euro al chilo. Capisco le difficoltà del settore, ma per mettersi certa frutta è diventato ormai un lusso. Se pensate a una famiglia con due figli, la frutta adesso è costosissima comunque, tutta, una roba impressionante. Sì, sì, ma ricordo al nostro telespettatore che ha fatto bene a ricordarmi questo, che solo il 15% di quei 9-10 euro vanno agli agricoltori. Perché i soldi che noi spendiamo della nostra frutta e verdura, che andiamo anche nella grande distribuzione nei negozi, beh, ricordiamoci che fatto 100 quel valore là, solo il 15% va agli agricoltori. Quindi anche in questo caso, ma qui dovremmo avere una trasmissione adeguata, specifica per questo, dobbiamo capire all'interno della filiera chi ci guadagna e chi ci sta speculando su questo. Perché noi pensiamo che tutti devono guadagnare, ma quelli che producono e che hanno queste difficoltà di eventi climatici, che sono gli agricoltori, che rischiano in prima persona la propria attività, sono quelli più penalizzati, e quindi per questo abbiamo necessità di intervenire. Però questa è un'altra parte che... Sì, il fatto è che quando vendono direttamente nella fattoria, nel baracchino, lungo la strada, eccetera, hanno sempre gli stessi prezzi. Infatti dico sempre, vabbè, avete lo stesso prezzo, non dico nota catena della GDO che è carissima, dispiace anche, ma non le puoi prendere, cioè non si risparmiano, cioè si recuperano nella vendita diretta, purtroppo. Ma sono pochissime le aziende che fanno vendita diretta. Ricordo che su 57.000 aziende che abbiamo nel Veneto, solo il 10% fa vendita diretta, il resto viene venduto. E quindi voglio dire, valutiamo attentamente la parte riguardante la GDO. Questa si potrebbe fare un capitolo, una puntata a sé stante. Tradunion, quindi finanziamenti importanti, quasi 1 miliardo di euro stiamo parlando. Tempi di... Allora, soldi, è fattibile che arrivino, perché sono opere, io direi, quasi indifferibili a quanto ho capito, certo. E tempi anche per poi realizzarle, sono i due capitoli, soldi e costruzione. Cosa investimenti, dice? Allora, come dicevo prima, in Veneto abbiamo attratto finanziamenti, stiamo realizzando con la rispetto al 100% delle tempistiche, sia sul piano di sviluppo rurale nazionale del 2019, sia nel PNRR,
che attualmente siamo candidati come una tra le prime, forse la prima regione, sull'altro piano, perché qua i piani nazionali si susseguono con tutti questi acronimi, che si chiama PNISSI, è il piano nazionale che è incardinato presso il Ministero delle Infrastrutture, che raggruppa tutti gli investimenti sul settore idrico, quindi sia dal potabile che all'irriguo. Il Veneto è candidato con circa altri 70 milioni di investimenti nei prossimi, dovrebbero sbloccarli con gli ultimi 900 milioni che sono stati previsti dal Ministro delle Infrastrutture. E questo va nei finanziamenti in essere. Parlavamo prima invece del piano presentato e approvato dalla Regione, che peraltro è un quadro conoscitivo, quindi non è un piano, per quanto riguarda gli invasi, quindi il trattenere l'acqua con aspetti a volte anche multifunzionali, quindi possono avere anche un aspetto di trattenere l'acqua in eccesso, e oltre a questo l'utilizzo di questi specchi d'acqua per la produzione di energia fotovoltaica. Quindi la realizzazione di questi invasi, che vanno dalle cave, dall'utilizzo delle cave dismesse ai bacini di media pianura, fino alla possibilità di creare dei bacini in linea lungo i fiumi, perché nella parte bassa della nostra regione siamo già sotto il livello del mare, non è che possiamo scavare dei buchi per contenere l'acqua. Quindi l'idea è quella di, in fregio ai grandi corsi d'acqua, allargare le arginature o comunque gli alvei dei fiumi per poter trattenere più acqua, quindi creare dei bacini naturali in linea, poco costosi e molto inseriti nel territorio, poco cemento ma tanto utilizzo della sostenibile. È inevitabile che questo ha necessità, come si diceva, di un finanziamento. Sono 99 progetti che abbiamo presentato, tra idee progettuali e progetti, perché non tutti hanno un progetto esecutivo in mano. Da lì alla realizzazione, in mezzo ci sta il finanziamento. E il finanziamento è il problema della velocità di realizzare le opere per adattarsi a un cambiamento climatico. Finanziamenti non sono solo i nostri, pensate che a livello italiano il piano potrebbe valere dai 3 ai 4 miliardi e questo deve essere legato sicuramente a delle risorse pluriennali messe a disposizione dallo Stato. Neanche la stessa Regione ha oggi la disponibilità per finanziare un piano così importante per il Veneto. Quindi il lavoro che stiamo facendo è, noi insieme con la Regione, insieme con le organizzazioni, tutti spingere verso lo Stato, perché anziché pagare i danni, perché questi poi si generano ogni anno rispetto ai cambiamenti climatici, investire in prevenzione, fra virgolette, quindi infrastrutturare il sistema. Logico che per infrastrutturare servono dei tempi, dicevo anche prima, i tempi. Ad oggi, che è il grande punto di debolezza, di fragilità, è questo, non collimano, anche in una normale realizzazione di un'opera, non collimano con come si stanno evidenziando i cambiamenti climatici. Noi non pensavamo di avere questa velocità di trasformazione del clima, di modifica del clima. E nel momento che di fronte a questo prepari, rispondi con dei progetti, ricevi finanziamenti, realizzi le opere, è inevitabile che anche i più bravi, possono essere il Veneto, l'abbiamo visto con le grandi casse di espansione, ma non ce la fanno. Sono state progettate nel 2011 dopo la grande alluvione e le abbiamo inaugurate nel 2022. Mamma mia. Quindi i tempi di realizzazione delle opere in Italia sono questi, anche facendo tutto bene. Ecco. Anche facendo tutto bene. Allora, secondo me siamo giunti al termine e secondo me necessiterà un altro capitolo, un'altra puntata, secondo me, perché c'è tanto da dire, da raccontare, e soprattutto anche sono informazioni importanti per capire queste dinamiche, perché senza avere, se ci mancano dei pezzi, come può mancare i finanziamenti, i tempi di realizzazione, eccetera, non si comprendono bene certe cose, come anche il capitolo prezzi, che è l'altra che stava assortendo un certo movimento anche nella parte dei nostri telespettatori. E allora, eccola là. Allora, ci rivedremo tra non molto. Grazie a Maurizio Antonini, direttore della CIA del Veneto, grazie anche ad Andrea Crestani, direttore Ambi Veneto, consorzi di bonifica. A presto.